Buonasera a tutti, io sono Andrea Poltronieri del Museo Piemontese dell'Informatica. Benvenuti a Mupin Talk. Stasera parleremo di un home personal computer che nella seconda metà degli anni 80 e primi anni 90 rappresentava un po' l'oggetto del desiderio per quelli come me che avevano un amico che usava l'Amiga, appunto. Il titolo della serata è C'era adesso l'Amiga? Non è un errore di grammatica, ma intendiamo dire che l'Amiga è un computer di un'altra epoca. La Commodore che produceva l'Amiga è fallita nel 94 e nel 95. Tuttavia, Amiga, stranamente, continua ad essere popolare tra una vasta comunità di appassionati che producono software, che modificano, che utilizzano ancora oggi l'Amiga. Per parlarne, stasera abbiamo due ospiti. Abbiamo Fulvio Ieva, ciao Fulvio, Ciao. sviluppatore hardware Commodore degli anni 90, e Riccardo Ranieri, storico e autore di un testo di prossima uscita proprio sulla storia dell'Amiga. Innanzitutto vi presentiamo una breve storia del Commodore Amiga dalle sue origini fino a quando è entrato in commercio. La parola a Riccardo che ci può fare questa introduzione storica. Allora, ciao Andrea, ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento, grazie per avermi intanto invitato a questa serata che, essendo anche il primo Mupin Talk di questa, speriamo, lunga serie, mi fa molto piacere essere presente e poter fare questa introduzione. Premetto, l'introduzione cercherò di farla il più breve possibile, però dovendo coprire dalla nascita dell'Amiga non arriverò chiaramente al 94 quando fallì Commodore, andò in bancarotta Commodore. Cercherò di coprire in un periodo il più breve possibile, e un range di anni che va dalla fine degli anni 70 all'85, quindi cercherò di essere molto stringato. Allora, partiamo subito. Lo Steve Jobs di Amiga si chiama Jay Miner, che è l'inventore, l'ideatore di tutto quello che fu Amiga. Era un ex dipendente ai tempi di Atari, e per Atari aveva svolto anche una funzione molto interessante, molto importante, cioè aveva sviluppato, ideato e sviluppato l'interfaccia video dell'Atari VCS, quindi quello che poi in Italia forse fu conosciuto di più come Atari 2600. E lui aveva inventato un po' quello che si potrebbe definire la scheda video dell'Atari 2600. Sempre in Atari, nacque nella sua testa l'idea di questo nuovo computer. Un computer con processore a 16 bit, aveva già pensato al Motorola 68000, quello che fu poi effettivamente il processore dell'Amiga. E parliamo del 1979, quindi in un momento in cui la normalità di tutto erano gli 8 bit, tutte le console e i computer di quell'epoca erano 8 bit. Ad Atari non interessò la proposta di Miner, che ci rimase molto male perché lui credeva veramente tantissimo in questo computer. Passò poco tempo e alla fine lui lasciò Atari per fondare una sua società che chiamò iToro. iToro perché era i come high tech. E Toro era un omaggio probabilmente al Texas, perché fu finanziato, i primi finanziatori di questa società furono dei dentisti texani che volevano investire in qualcosa che potesse dargli in poco tempo nuovi soldi, insomma, ed erano indecisi se investire su computer, quindi console, videogiochi, o su gelati. Poi per la fortuna di Miner e dei suoi primi soci, decisero di dare questi 7 milioni di dollari per lo sviluppo come primo incentivo per lo sviluppo di quello che sarebbe stato Amiga, quando ancora Amiga non si chiamava in quel modo. Nel frattempo cambiò anche nome da iToro ad Amiga, ma poi magari ne parliamo più avanti di questo. E finirono molto presto i soldi, perché lo sviluppo di questa nuova macchina comunque richiedeva parecchio denaro, nuove assunzioni, insomma, non era facilissimo progettare dei nuovi
non solo una nuova macchina, ma anche un chipset intero da zero. I nuovi soldi che servivano per mandare avanti l'impresa di Jay Miner, Larry Kapler e gli altri primissimi soci dipendenti di Amiga, arrivarono da Atari con un prestito. Un prestito molto rischioso, perché se Amiga non fosse riuscita a restituire i soldi che gli erano stati prestati in pochissimo tempo, perché si parlava, mi sembra, di 2 mesi, 3 mesi, una cosa del genere, Atari avrebbe messo le mani su tutti i progetti dell'Amiga in costruzione. Naturalmente non riuscirono, era impossibile restituire quei soldi. Era $500,000, non era neanche tantissimo rispetto all'investimento iniziale, però era impossibile, perché non stavano vendendo quasi nulla, a parte qualche accessorio che veniva sviluppato, dei joystick per altre piattaforme. Ma a pochissimi giorni dalla scadenza di questo prestito, si fece avanti Commodore, che innanzitutto coprì il prestito restituendo il $500,000 ad Atari, che quindi perse la possibilità di acquisire la tecnologia di Amiga, e poco dopo acquisì completamente Amiga, quindi nacque Commodore Amiga, tra l'altro pagandola anche molto bene, considerato la situazione di quel momento di Amiga, che era ancora soltanto poco più di un'idea. E molto poco dopo, cioè nel 1985, venne presentato il primo Commodore Amiga, in questo caso in una presentazione in pompa magna a New York, se non sbaglio, con tutti in smoking. Lo stesso Jay Miner disse: incredibile che tutta questa cosa per un computer, semplicemente, che poi era la sua creatura, quindi lui stesso mi stupiva che fosse stata una cosa esagerata. E il mondo vide il primo Amiga, che era, si chiamò Amiga, come il primo iPhone si chiamò iPhone, e poi venne rinominato 2G, e quella era l'Amiga 1000. Poi era già scritto sulla targhetta dietro, ma alla presentazione veniva chiamato semplicemente Amiga, ed era il 1985. Poi ci sono altri 9 anni di storia, ma la lasciamo a qualche altra serata. E il resto è storia, come si suol dire. Una curiosità: hai detto che aveva un altro nome questo progetto, e poi ad un certo punto è diventato Amiga, HiToro. Amiga ha un significato particolare, oltre a significare amica in spagnolo? C'è un motivo particolare? C'è qualche legame con paesi di lingua spagnola? Allora, Amiga all'inizio doveva chiamarsi Amigo, che era un nome forse sempre spagnolo, quindi un po' strano rispetto alla normalità di computer che si chiamavano con magari nomi più anglosassoni, americani, e però dava più l'idea del computer amico, no, dell'utente. Solo che c'era una consuetudine iniziata in Atari e poi proseguita in Commodore di dare nome femminile a qualsiasi cosa. Veniva fatto un nuovo prototipo, veniva dato il nome della fidanzata, della moglie, di qualche progettista, di qualche informatico che stava lavorando lì. Anche il primo prototipo di Amiga, che poi diventò Amiga 1000 molto più avanti, era chiamato Lorraine, che era il nome della moglie del primo amministratore delegato, David Morse, mi sembra. Quindi Amigo sembrava un po' brutto, essendo al maschile, quindi decisero di chiamarlo Amiga, femminile, che dicevano che era più sexy come nome. E il nome non piaceva a Jay Miner, che gli sembrava strano chiamarlo, soprattutto con un nome spagnolo, non si confaceva tanto con la sua visione più americocentrica. E però alla fine ammise di essersi ricreduto, che alla fine invece era stato un nome azzeccato, che rimaneva nella testa degli utenti e dei consumatori. Ma pensa, sì. Fulvio, forse... diciamo che c'è un mistero dietro questo nome. Ci sono molteplici significati che ognuno dava, uno dei quali poteva anche essere che Amiga fosse l'acronimo di Advanced Multitasking Integrated Graphic Architecture,
ma diciamo che come tutte le cose famose, questo alone di mistero rende ancora più affascinante il nome di questo prodotto. Lorraine era il primo Amiga 1000 che è stato prodotto. Da Lorraine, come dice Riccardo, è la moglie dell'amministratore delegato dell'Aitoro. Fulvio, forse mi avevi detto, mi avevi accennato che anche altri componenti interni dell'Amiga addirittura avevano ognuno un suo nome, spesso nomi Sì, femminili, questa giusto? usanza di dare i nomi femminili. Non dimentichiamo che questi ingegneri che hanno sviluppato il progetto Amiga erano tutti appassionati di elettronica, e la forza dell'Amiga era proprio nei coprocessori che circondavano il processore centrale. I nomi erano nomi femminili, per esempio c'era Daphne, che poi è diventato Denise, che era il chip video, il coprocessore video. C'era Paula, che era dedicata all'audio e alla gestione delle porte input-output. L'unico maschio era Agnus, che era il generatore di indirizzi, era un chip abbastanza grosso, e quindi era Agnus, Fat Agnus, il grasso Agnus, era chiamato così. Era un modo di rendere familiare quello che sarebbe stato un freddo componente elettronico. Chiamandolo per nome diventava quasi un figlio, quasi uno di famiglia, diciamo. Ma questi coprocessori che hai appena nominati, se ricordo bene, erano una caratteristica peculiare dell'Amiga. Amiga spiccava tra gli altri computer coevi per essere proprio basato non sulla potenza di calcolo di un unico processore, ma avere una suddivisione dei compiti. Questa Sì. architettura era unica dell'Amiga, è stata poi portata avanti in qualche modo. La parola prima a Fulvio, poi sentiamo anche cosa ne pensa Riccardo. Allora, non dimentichiamoci che siamo a cavallo del periodo in cui la maggior parte dei computer, home computer, erano 8 bit, quindi erano architetture abbastanza semplici, con microprocessore 8 bit. E Amiga era innovativo perché proponeva un'architettura 16 bit, e parte forte di questa architettura erano questi coprocessori, diciamo, dei chip che svolgevano esclusivamente le funzioni per cui erano stati progettati. Erano talmente importanti che l'Atari aveva prestato dei soldi con l'idea successiva di portarsi dentro questi chip e di installarli sulla propria produzione di Atari. Quindi l'interesse era proprio molto elevato per questa tecnologia di questi chip. Quando la Commodore si è intromessa a gamba tesa e gli ha portato via tutto quanto, l'Atari non l'ha presa molto bene, no? Ha fatto anche causa sia all'Aitoro che alla Commodore, che poi l'ha assorbita, però non è riuscita a risolvere molto. Questi coprocessori cosa facevano? Supportavano quello che era la carenza del processore, che seppur veloce, seppur potente, non poteva fare tutto lui. Al giorno d'oggi siamo abituati ai processori super potenti con molti core che riescono tramite il software, a emulare qualunque cosa e a non aver bisogno di coprocessori elettronici, cioè circuiti elettronici di supporto. Questa parte qui viene sempre di più accentrata nel processore, nei computer moderni. Quello che si faceva allora era di affiancare al processore centrale questi coprocessori. Amiga è stato quello che, grazie a questi ingegneri che hanno progettato questi chip innovativi, ha fatto una piattaforma di una potenza e di una innovatività assoluta per l'epoca. Non dimentichiamoci che l'Amiga era multitasking alla metà degli anni 90, quando molti computer non sapevano neanche cos'era il multitasking. Riccardo, hai qualcosa da aggiungere riguardo questa architettura multiprocessore, diciamo, termine non preciso, questa architettura basata su coprocessori specializzati?
Sì, diciamo che anche a me viene in mente il multiprocessore, perché ad oggi effettivamente i processori moderni, dopo aver fatto la corsa ai gigahertz, no? Che negli anni 2000 c'era questa corsa al primo gigahertz, al secondo gigahertz, hanno parallelizzato, perché hanno iniziato a essere multicore. E in un certo senso, alla lontana, questo era un po' un cugino del multicore, nel senso che se il processore non riusciva, aveva un limite, che era quello il numero di operazioni da effettuare al secondo, diciamo, al millisecondo, quello che vogliamo, parallelizzare con altri processori specializzati che potevano svolgere funzioni particolari del video, dell'audio, della gestione del floppy, della comunicazione interna della memoria, sgravava il processore che era in grado di poter fare il suo lavoro, cioè fare calcoli essenzialmente, calcoli più o meno puri. Anche mi viene da pensare che anche le schede video di oggi sono un po' una rivisitazione dell'architettura a coprocessore, cioè se devo giocare non vado a prendere un processore sempre più potente, prendo un processore prestante, come era prestante, giustamente come diceva Fulvio, il Motorola 68000 e poi il 68020 e così via, ma vado a coadiuvarlo con un altro tipo di processore, una GPU in quel caso, che è specializzata a svolgere quella funzione. Quindi l'idea della specializzazione con questi chip a parte è, penso che sia un po' il nonno, il papà di questo modo di pensare l'informatica. Sì, in fondo si può dire che oggi i nostri PC sono dei multiprocessori asimmetrici, perché al processore, tra l'altro multicore, è affiancato un processore, un hardware dedicato, che è quella che chiamiamo scheda video, che non è propriamente più nemmeno una scheda, almeno nei computer normali. Per certi versi l'Amiga era un precursore, allora nell'85, giusto, quando è uscito, è stato un precursore di questo tipo di architettura. Sì, era l'85, ma in realtà l'idea appunto era nata già alla fine degli anni 70, quindi da un'idea, appunto, come dicevamo prima, di interfacce separate, perché i primi computer a 8 bit erano comunque costruiti, diciamocelo, tutti in osso modo. Si sceglieva un processore che poteva essere un processore più o meno prestante, che quindi determinava in modo considerevole il costo complessivo del computer, e poi gli si collegava la tastiera, un certo tipo di tastiera che poteva essere più o meno bella, quindi a membrana o una vera tastiera, gli si collegava più o meno memoria, si sceglieva l'unità di memorizzazione che poteva essere la cassetta, la cartuccia per le console o la musicassetta per alcuni computer, e si decideva con che connettori offrire sullo chassis della macchina, ed era fatto il computer. Ed erano fatti tutti così, più o meno, con componenti più o meno pregiati, più o meno potenti, però tutti CPU centrici, diciamo. Decidere di utilizzare dei coprocessori separatamente era un... Forse non è stata proprio l'Amiga come la prima macchina a usare questo modo di pensare, ma è stata la prima macchina a sfruttarlo al 100%, diventando in grado di fare delle cose che altrimenti erano impensabili su una macchina che aveva un processore a 7 MHz. E molto probabilmente la prima macchina a popolarizzare questo modo, perché non era una cosa diffusa tra i personal o un computer. Un argomento che adesso susciterà polemiche tra gli appassionati dell'Amiga. Mi fanno notare, allora, innanzitutto entrambi avete citato Atari per le vicende dell'acquisto, del finanziamento da parte di Atari. L'Atari, quando era in commercio Amiga, produceva l'Atari ST, che era percepito da molti come il rivale dell'Amiga. Aveva innanzitutto un look
almeno l'Amiga 500 aveva un look simile a quello dell'Atari ST 520, quella, la versione base, una tastiera con integrato il computer, floppy da 3,5 sul lato e così via. Tra l'altro mi fanno notare anche in una chat, io non lo sapevo, che Atari è stato il primo ad avere la gestione di 5 sprite in hardware, l'Atari, a differenza di Amiga. La domanda è, questo grande rivale dell'Amiga ha un'origine comune? Cioè, le vicende di passaggio di proprietà e di finanziamenti tra Commodore e Atari hanno portato anche a un trasferimento di tecnologia, perché erano per certi versi molto simili da come si poteva percepire. Erano computer relativamente potenti per il loro costo, un look simile, basati tutti e due sul processore 68000 e così via. Quindi ci si chiede, ma c'è stato un momento in cui qualcuno ha copiato qualcun altro, o semplicemente c'è stata un'origine comune che poi si è separata? Fulvio, cosa ne pensi? Ma dunque, è evidente che la somiglianza tra questi due prodotti, perché partiamo da chi era il progettista, che lavorava in Atari. Jay Miner lavorava per Atari, ha sviluppato parte dei giochi, ha sviluppato proprio tutta la parte 8-bit e probabilmente aveva iniziato una produzione per quello che era l'antesignano della Atari 520. Quindi Jay Miner, quando se n'è andato via, logicamente ha dovuto lasciare tutto quello che ha fatto in Atari e ricominciare da capo in eToro. Quindi era il papà, diciamo che è stato papà anche di una parte iniziale dell'Atari, che poi Atari non ha riconosciuto perché logicamente era rimasta in cattivi rapporti con Jay Miner. Erano molto simili le macchine, tanto che sull'Amiga potevi far girare un emulatore Atari che emulava al 100% l'Atari. Quindi tutto il software che era stato scritto per l'Atari girava pari pari sull'Amiga. Quindi questa potenza che aveva l'Amiga la sfruttava anche per emulare altri computer. C'erano degli emulatori proprio che senza nessuno sforzo, il processore oltretutto era identico, era lo stesso, la gestione della memoria era identica, l'Amiga emulava perfettamente l'Atari e lo emulava in multitasking. Cioè nel senso, si apriva una finestra in cui c'era un Atari alla stessa velocità dell'Atari e manteneva l'ambiente Amiga. Facciamo un attimo il discorso della questo specie di lotta fra l'Atari e l'Amiga. L'Atari aveva il suo pubblico che era... Mi permetto di aggiungere questa lotta che continua ancora oggi tra le community di appassionati. Sì, certo. C'erano come c'era la lotta fra il Sinclair e la Commodore 64. Negli anni 90 si è spostata tra Atari e Commodore Amiga. Atari ST aveva una macchina dedicata a chi voleva fare musica. Aveva integrate due porte MIDI professionali per interfacciarsi a strumenti professionali per fare musica e aveva un software che permetteva di sviluppare partizioni musicali. Era proprio il classico prodotto per chi voleva fare musica. Anche l'Amiga poteva fare musica, ma non aveva le porte MIDI. Allora non era una cosa da tutti. Chi voleva comprava un computer si aspettava di togliere dalla scatola il computer, collegarlo e farlo funzionare. Non stava a perdere tempo ad acquistare interfacce e altre cose. L'Atari era predisposto a quello. Quindi c'erano questi vari mondi per cui l'Amiga aveva forte il montaggio video e la grafica, l'Atari aveva la parte musicale per quanto riguarda l'interfaccia MIDI e c'erano i Macintosh, che l'Apple, che era per l'editoria e per la grafica, quella degli studi professionali. Quindi c'erano questi tre mondi che parlavano tra di loro. C'erano delle intersezioni fra questi mondi, sia con i giochi e con le cose, però questo qui era un discorso di, come si chiama, di tifoseria, a livelli proprio di tifoseria. C'era chi era tifoso allora dell'Atari è rimasto ancora tifoso dell'Atari, anche perché non sono più evolute le macchine, sono rimaste ancora quelle dell'epoca.
Riccardo, tu da tifoso dell'Amiga, cosa ne pensi dell'Atari ST? Allora, che quindi suonava meglio dell'Amiga. Io sono tifoso dell'Amiga, ma ho sempre considerato l'Atari ST, l'Atari in generale, ma l'Atari ST un simpaticissimo cugino dell'Amiga, perché sono partiti praticamente insieme, l'Atari pochissimo prima dell'Amiga, ed erano sostanzialmente lo stesso target, perché erano entrambi computer da casa, che si rivolgevano alle famiglie, volevano entrare nelle case in cui non c'era ancora un computer, soprattutto perché chi aveva già un PC, magari per lavoro, difficilmente avrebbe comprato un Amiga o un Atari ST. L'Atari ST aveva questa particolarità, era il contrario dell'Amiga da un altro punto di vista. Dal punto di vista tecnologico, in Atari erano stati altrettanto scaltri al contrario, nel senso che se in Amiga avevano costruito un nuovo tipo di macchina, completamente concepito da zero, con come dicevo prima, un nuovo modo di pensare l'informatica per un computer, in Atari, per contenere i costi, avevano usato solamente componenti già disponibili sul mercato. Quindi stiamo parlando di una macchina che era completamente improntata a, come dire, a essere innanzitutto economica, ad essere facile da assemblare, perché i tempi erano molto ristretti, perché Atari giustamente voleva partire il più presto possibile. L'Atari di Treniel, il fondatore di Commodore, che si era comprato da poco buona parte di Atari, era un uomo che voleva fare subito business. Quindi si era deciso di assemblare una macchina con tutti i componenti già sugli scaffali, no? Si dice, quindi già disponibili. E incluso il chip audio. E allora sì, suonava meglio l'Atari ST effettivamente, soprattutto aveva a bordo le porte MIDI che l'Amiga non aveva. Sull'Amiga bisognava comprare un accessorio non molto caro, che era l'interfaccia MIDI, però bisognava comunque fare qualcosa, cioè uscire e andare a comprare in più, un pezzo in più, diciamo, che era un bel gradino comunque, che averlo direttamente a bordo. Ma queste porte MIDI ce l'aveva a bordo perché il processore Yamaha, che era stato scelto come parte audio di Atari ST, prevedeva già a bordo quell'interfaccia, e quindi chiaramente non è che erano andati a tapparla, l'avevano ben resa disponibile, sapendo già che sarebbe interessata giustamente a moltissimi appassionati e anche moltissimi artisti, professionisti del panorama musicale. Tra l'altro, leggevo ieri una cosa che ho trovato incredibile, che nel 1997, ci sono almeno due brani, anche famosi, che sono Your Woman di White Town e Ray of Light di Madonna, che sono stati composti utilizzando, credo anche, non esclusivamente, ma anche un Atari ST. Che era già fuori commercio da anni. Eravamo Ma da 5 più anni fuori commercio. pensa, sia l'Amiga che l'Atari, di cui abbiamo appena parlato, secondo me, a leggere le viste dell'epoca e anche secondo i miei ricordi dell'epoca, venivano, adesso torniamo a parlare dell'Amiga, il cugino lo affronteremo magari in un'altra sessione, l'Amiga veniva visto soprattutto come una macchina per i videogame. La mia personale percezione dell'Amiga 500, il modello più piccolo, più economico, era di un computer per i videogame. Per l'Amiga c'erano i videogame più belli. Invidiavo per certi versi il mio amico possessore di un'Amiga. Io avevo un Amstrad compatibile IBM che era. Insomma, dal punto di vista ludico era nettamente più scarso. Ora, questo indirizzo un po' specializzato nel videogame dell'Amiga, specie del 500, è risultato di una precisa scelta di marketing della Commodore di andare a competere contro le console dell'epoca che erano probabilmente meno potenti, oppure è solo una percezione che abbiamo avuto noi, ma che era molto limitata perché Commodore non aveva pensato di vendere l'Amiga 500 come una macchina da gioco. Fulvio, cosa ne pensi? No, no, era, cioè, Ah.
Allora, no, no, ero io che sbagliavo. allora non dimentichiamoci che chi ha finanziato tutto quanto voleva finanziare una console, no? Quindi l'idea iniziale è una console. Jay Miner ha detto questo è un computer e quindi ha deciso che doveva avere anche la possibilità di essere usata come computer. Quindi l'Amiga parte come console inizialmente, come tutto quello per poter essere venduta al grande pubblico. Allora i computer non c'era internet, la gente cosa se ne faceva di un computer se non giocare? C'era qualcuno che lo usava in ufficio, ma neanche tutti. Cioè, era impensabile, ma addirittura 30 anni fa, che qualcuno si comprasse un computer e lo tenesse in casa. Per cosa? Se non per giocare. Quindi è logico che col computer, chi comprava un computer, il 90% delle persone la prendeva per giocare. L'Amiga aveva una grafica spettacolare per l'epoca, aveva un suono favoloso anche con quattro voci stereo, quindi era un computer adatto proprio a fare i giochi. E si sono messi a produrre un sacco di giochi, un sacco di persone, un sacco di aziende hanno prodotto giochi per la Commodore, per l'Amiga. Quindi c'era una quantità di giochi infinita, veramente infinita. Quindi, discorso, l'Amiga è una macchina che serve solo per giocare e era una limitazione per quella che era la mentalità dell'epoca. Logicamente, i computer con cui non potevi giocare, allora erano i pesanti, compatibili IBM, che avevano una scheda grafica limitata e non avevano il suono, avevano Stai un parlando basso. del mio Amstrad. Ah no, l'Amstrad era già meglio, c'erano i primi, cioè, 8086 o i 286 Il mio è un 8086, scheda grafica EGA, 640x350, 16 colori. Sì, ecco, praticamente l'Amiga aveva 256 colori e l'audio stereo, quindi non c'era paragone, i giochi erano tutta un'altra cosa. Diciamo, era una limitazione per quella che era la mentalità dell'epoca, forse la mentalità ancora di adesso, perché tanti con la scusa di comprare un computer per lavorare, ma poi in realtà ci giocano. Quindi adesso l'evoluzione, c'è internet, ci sono altri modi per cui un computer può essere utilizzato. Allora o giocavi o giocavi. Lavorare era veramente poca gente. L'Amiga aveva una sua fetta di mercato che era quella lì. Non in Europa, ma in America, che era il montaggio video. Era venduto con un video toaster che ti permetteva di fare montaggio video analogico con titolatrice incorporata a livello professionale. Quindi, da quel punto di vista, era una macchina professionale ed era utilizzata, in quel senso lì. C'erano un sacco di giochi, sono usciti anche un sacco di software produzione di. Scrivere documenti, per disegnare, sono usciti dei CAD, però la gente li utilizzava in minima parte, la maggior parte utilizzava per i giochi, ma non solo per l'Amiga, anche per tutto il resto dei computer. L'Amiga aveva multitasking, poteva fare delle cose che altri computer all'epoca, cioè, non potevano fare. Tutto dovuto alla perfetta integrazione fra il sistema operativo e l'hardware. Chi sviluppava l'hardware parlava con chi faceva il sistema operativo e viceversa. Quindi le due realtà erano sincronizzate, cosa che sui compatibili IBM non era così. Chi faceva il software era la ben conosciuta Microsoft. Microsoft, e chi invece faceva l'hardware era stata l'IBM che poi è stata clonata da migliaia di E altri. Microsoft che tra l'altro purtroppo ignorò Amiga completamente, cioè purtroppo qualcuno potrebbe dire per fortuna, però secondo Ma me purtroppo nel senso che non andò. dimentichiamoci che parte del software, cioè la prima versione del Basic Amiga c'è al copyright Microsoft, quindi. Sì, è vero, questo è verissimo. Io intendevo come applicativi d'ufficio, ad esempio, e poi c'è da dire che anche Atari perse il treno Microsoft perché l'Atari ST
rischiò di avere Windows, perché però Windows non era ancora pronto e hanno scelto il gem rinominato TOS dal grande concorrente, da Digital Laser. Sì, non era pronto e Tremier non voleva aspettare, giustamente, e quindi c'era ancora da aspettare un anno per la versione per Intel, no? Per PC, e quindi ancora di più per ricompilarlo, riadattarlo per Motorola, per il processore di Motorola, e quindi niente, passarono a usarono questo mix che era un CPM che andava sull'interfaccia grafica per questo sistema, poi lo sostituirono, tenevano un'interfaccia grafica ma sostituirono lo strato sottostante con un nuovo sistema DOS, non MS-DOS ovviamente, ma un altro disco operating system in quel senso, e alla fine uscì TOS, mi sembra. Sì. Che era The Operating System, ma qualcuno diceva che era Tremiel Operating System, perché era stato poi alla fine tutto architettato da lui. Come io ricordo che a un certo punto qualcuno chiamava confidenzialmente l'Atari ST Jackintosh, perché era il Macintosh di Jack Tremiel. Ricordo di aver letto anche questa definizione. Era molto personalizzato. Parlando di giochi, volevo dire a te, collegandomi a quello che stava dicendo Fulvio prima, dei colori, i colori di Amiga erano qualcosa di sensazionale ai tempi, perché ricordiamo che aveva una modalità che si chiamava HM a 4096 colori, contemporaneamente visualizzabili sullo schermo, una cosa che, se pensiamo che contemporaneamente la normalità di un PC era un verde su nero con il cursore lampeggiante, era una cosa fuori dal mondo. E una curiosità di questa modalità HM è che nell'idea di J-Miner era per i videogiochi questa modalità. Cioè lui voleva, sempre partendo dal fatto che l'Amiga partiva con l'idea di essere forse una console, sarebbe stata forse una console, quindi lui aveva pensato comunque a quello che gli piaceva nei videogiochi, gli piacevano i simulatori di volo. Allora il suo sogno era fare una macchina che riuscisse a riprodurre in modo molto realistico la simulazione di volo, e aveva inventato questo sistema di visualizzare un sacco di colori. Era un sistema anche particolare, poi magari ne potremo parlare in un'altra occasione, che sfruttava la differenza tra un pixel e l'altro dei valori di colore, in modo molto ingegnoso per visualizzare tutti questi colori. Ma quando finì di ingegnerizzare questa cosa e poté vedere la modalità HM in funzione, si rese conto che era troppo lenta, perché era davvero troppo pesante anche per una macchina straordinaria per il tempo come Amiga, e decise di togliere questa modalità dall'architettura, proprio dall'hardware della macchina. Però si discusse di questa cosa, praticamente si era capito che era più un casino toglierla che lasciarla, perché ormai l'hardware era stato progettato in quel modo, quindi decisero di lasciarla, ma diciamo poco documentata, lasciarla un po' nel dimenticatoio, e per fortuna che la lasciarono, perché poi quella modalità venne utilizzata per la riproduzione di immagini fotorealistiche, che erano immagini che non richiedevano una velocità particolare, perché non parliamo di un videogioco che doveva visualizzare immagini in tempo reale, in movimento, andava benissimo per immagini statiche, ma davano la possibilità ad Amiga di visualizzare delle foto con un realismo simile a quello a cui siamo abituati oggi. Ovviamente vedere oggi un'immagine HM ti sembra un po' retro, appunto. Però per allora era oltre ogni concezione del fotoritocco, diciamo. Sì, l'HM era utilizzato, aveva il suo forte nelle immagini statiche. Le immagini HM statiche erano come immagini a 16 bit. In realtà l'HM sarebbe stato un 12 bit, se vogliamo vedere, perché 12 bit, 4096 colori. E non erano 12 bit reali, perché l'HM faceva una sorta di interpolazione, quindi tu non potevi mettere un pixel di un colore, per esempio il rosso a fianco al verde, dovevi prima interpolarlo, quindi non avevi una fedeltà d'immagine assoluta, però gli occhi di chi viveva all'epoca
vedere un'immagine HM era spettacolare, cioè erano delle foto reali, cose che non dimentichiamo che i PC dell'epoca avevano, chi aveva 256 colori si considerava fortunato. Normalmente avevano tutti i Lega 16, chi era aveva la VGA 256, nessuno praticamente o pochissimi avevano la Super VGA a 16 milioni di colori. L'Amiga era nativo con 4096 colori, che sotto certi aspetti era veramente favolosa per l'epoca. Quando si parla che il JPEG era appena uscito, perché come formato è uscito in quell'epoca il JPEG, e comunque perché normalmente si utilizzava il GIF o il BMP, che erano 256 colori. Per l'epoca comunque era veramente una cosa fantastica da vedere. Vedo che il nostro pubblico sta commentando ed è interessato. Beh, innanzitutto si nota un netto schieramento lato Amiga rispetto a ST. Amiga era superiore a ST in tutti i campi. L'ST, l'Amiga montava anche un'interfaccia SCSI di serie o L'Amiga nei modelli superiori sì, aveva la SCSI, cioè allora erano. Poi diciamo lo SCSI come interfaccia per le unità di massa era l'ideale e lo utilizzavano tutti i computer professionali. L'IDE invece era un'interfaccia più lenta, però ha vinto l'IDE come interfaccia perché era più economica. La SCSI aveva delle caratteristiche professionali, comunque i modelli di elevato Amiga 3000, Amiga 4000, l'Amiga no, l'Amiga 4000 aveva l'interfaccia IDE, l'Amiga 3000 aveva l'interfaccia SCSI al suo interno. Mi chiedono anche se questa domanda la giro a Riccardo, se possiamo citare qualche videogame famoso su Amiga. Io personalmente ricordo Defender of the Crown, un gioco che ha fatto epoca, e poi vedo citata anche una celebre all'epoca software house italiana, Simulmondo, che sviluppava soprattutto su Amiga. Aveva fatto Dylan Dog, forse, il gioco di Dylan Sì, Dog. aveva Anche fatto Diabolik. esperienza diversi giochi tratti da, ispirati a personaggi dei fumetti della Bonelli, oltre ad altre cose. Anche Diabolik avevano fatto, mi pare. Sì, giusto, giusto. Erano dei giochi molto, mi ricordo, molto, non fraintendetemi, tristi, nel senso che erano molto angoscianti Come un po'. stile. E lo stile Vabbè. italiano forse del videogioco, perché io mi ricordo che avevo anche Lupo Alberto e anche quello era un po' angosciante, nonostante perché era sempre un po' questa atmosfera un po' cupa che sembra che stia per Che per succedere Dylan qualcosa di Dog va bene, terribile. ma per Lupo Alberto. Un po' meno, effettivamente, però cioè, sembrava che dovessero morire tutti di colpo. Sembra che lo stile italiano, che è un po' come il nostro cinema anche, no? Che sempre c'è gente sempre che ha dei problemi gravissimi, invece la commedia è un po' più, sai, più del mondo anglosassone, non so. Ma c'era un sacco di arcade. Gli arcade facevano la parte del leone, perché il processore video, il Blitter dell'Amiga, per lo scrolling orizzontale era velocissimo, quindi era fatto apposta praticamente per fare arcade e giochi a 2D. C'era anche tanto supporto al parallasse, quindi si riuscivano a fare degli schermi che scrollavano molto velocemente, dando anche molta impressione della profondità. Quindi questo era molto bello per l'utente da vedere in quegli anni. Io Sì, ricordo con ricordo. piacere la saga di Monkey Island della LucasArts, che ha iniziato su Amiga e poi si è convertita a sviluppare anche per PC, però c'è Day of the Tentacle, poi i tre di, come si chiama, che ho Indiana citato Jones? prima? Indiana Cosa? Jones forse? Indiana Jones, sì, già, beh, Indiana Jones, anche quello, The Fate Monkey of Atlantis. Island, la saga di Monkey Island l'ho ricomprata credo il mese scorso su Steam. Sì, sono diventati, tra l'altro, i prodotti originali sono diventati delle rarità venduti a prezzi folli. Vabbè, che erano rari anche allora, perché. Sì,
Sì, ha mantenuto il prezzo, diciamo. Se ti compravi Monkey Island allora, adesso valeva lo stesso soldi. Ah, mi fanno notare che il videogame Dylan Dog usciva in edicola a puntate. Io non ricordo esattamente Vero, questa cosa. verissimo, verissimo. Ma Sì, dai. infatti era uno dei pochi giochi originali, infatti, che era disponibile in edicola. Sì. Non dimentichiamoci che allora non, le leggi sul software erano molto più lasse, molto più c'era l'usanza proprio di nessuno comprava software originale, tutti andavano dal pirata sotto casa prima della grande retata che ha praticamente chiuso questa usanza di fare gli abbonamenti software in cui compravi 300-400 dischetti la settimana e A passavi il proposito tempo a di copiare erano invece altri di originali, avevo qualcosa, volevo vedere se avevo qua accanto, ecco, non è voluto tra l'altro, non me lo sono preparato. Cioè qua ho la ruota colorata a mano della protezione di Monkey Island. Dove tu metti, ci sono le facce, adesso non so se si riesce a vedere bene, ci sono le facce dei vari pirati. Ah, certo, che Usciva avevano la i colori. combinazione e poi tu leggevi un numero che usciva, perché c'erano i vari nomi, questi scritti da me. Ovviamente questa è una riproduzione che avevo fatto per non rovinare l'originale, perché Sì, ci come ovvio, crediamo. allora, io non ci avevo preparato, Ma adesso ho pensato. spieghiamo per chi non ha vissuto quei momenti. Con i videogame a volte venivano aggiunte queste protezioni, un manuale, una cosa di disegno, qualcosa da riconoscere, qualcosa di stampato di carta, spesso stampato a colori, per renderne difficile la fotocopia, perché si parla di un'epoca in cui le fotocopie a colori erano qualcosa di abbastanza raro e costoso, quindi già il fatto che l'identificazione della possesso del manuale fosse legata a riconoscere un colore stampato, rendeva già ostico copiarlo. Questo noi lo diamo per scontato, ma non tutti quelli che ci vedono forse comprendono le difficoltà degli anni 80. Dopo gli anni 80, Lupo Alberto aveva come sigla Esatto, cantata da Francesco Salvi, mi fanno notare, il No, videogame di Bomber Lupo Alberto. Bob, infatti, sì, sotto tutorizza, Bomber Bob, sì, c'era quella canzone che diceva Facciamo tutti diversi, che c'era effettivamente una cosa incredibile, un videogioco sì, che aveva come colonna sonora quello, sua Bei amiga tempi. in loop, sì. Io ricordo anche tanto molto bene in tempi un po' più recenti Super Frog, un bellissimo platform. Molto veloce che ricordava un po' Sonic, era uscito dopo Sonic ed era il Sonic di Amiga. C'era questa rana che correva velocissimo e faceva più o meno le stesse cose che faceva Sonic, con un'animazione di apertura del videogioco che era scritta da Schwartz, era disegnata da Schwartz, che è l'animatore, diciamo, ufficiale di Amiga, che ha fatto recentemente recentemente, qualche anno fa. Ha fatto una bellissima animazione che si trova in rete, che è un po' una celebrazione di tutta la storia di Amiga, e c'è l'Amiga un po' umanizzato che fa dei dispetti al PC, al Macintosh, No, molto divertente. mi citano Lemming, anche, me lo ricordo con piacere io, Lemming, che ah, beh, erano. Lemming lo ricordo anch'io, l'ho giocato non su Amiga, ma un gioco che ha fatto storia. Mi citano anche Big Game Fishing, gioco della pesca sempre di Simulmondo. Anche questo io non lo Che cioè, ricordo. proprio sono tutte, si Non sente il so. patriottismo, si sente il patriottismo in questa diretta. Stiamo citando solo quelli italiani. Beh, abbiamo un pubblico italiano, cosa Sì. vuoi? Nonostante tutto questo, nonostante fosse avanti rispetto ai suoi concorrenti, fosse relativamente economico, fosse diffuso in ambito professionale e avesse occupato certe nicchie, Commodore, che produceva fondamentalmente Amiga, è fallita, è letteralmente fallita, è stata messa in liquidazione tra il 94 e il 95. Perché? È chiaro che nessuno ha Allora, una risposta a questa domanda, però cosa ne pensate? Cioè, cosa ha messo Commodore fuori mercato? Sono state strategie? È stata una coincidenza di
di fattori. Innanzitutto, Fulvio, cosa come la vedi? Fammi togliere una cosa, cioè, allora, puoi dire tutto, ma economico non lo puoi dire, perché io per comprarmi i Commodore ho dovuto rinunciare a un rene e ancora adesso... costavano veramente un'esagerazione. Costavano. Io penso sempre al 500, passati, penso sempre al 500 e similari. 500 costava 500.000 lire quando è uscito. Diciamo non era proibitivo per una famiglia. Uno metà di uno stipendio, non lo so, ma anche di più di metà, un po' di più di metà di uno stipendio. Sì, non è come un computer di oggi. Comunque, non era più caro. Il 4.000 era sui 3.800.000, quindi non era più caro dei suoi concorrenti dell'epoca. Sì. Come mai è finita male la Commodore, secondo te, Fulvio? La Commodore ha fatto un sacco di errori, ma chi non li ha fatti? Anche altre aziende hanno fatto gli errori, anche la Apple ha fatto un sacco di errori. La Commodore purtroppo ne ha fatti troppi e in un periodo sbagliato. L'errore di voler investire sull'ultima console, la CD32... che era comunque la CD32 era comunque un'Amiga fondamentalmente, giusto? Era un'Amiga, però non aveva le capacità grafiche 3D, per cui i computer dell'epoca andavano forti allora i 286 con una Super VGA che permetteva di fare grafica 3D per i giochi di allora, che erano Doom e Wolfenstein Castle. Quindi la gente era affascinata da questo mondo 3D virtuale e tutti volevano comprarsi un 286 con la Super VGA per giocare a Doom e Wolfenstein Castle o poi Lara Croft e via. E il coprocessore matematico serviva anche per giocare a Wolfenstein, eh? Ma sì, cioè ci voleva un computer da veramente un costo esagerato, per, come adesso del resto. Se vuoi fare gaming devi spendere un sacco di soldi. Allora il CD32 ti permetteva di giocare ai giochi arcade a 2D, se tu andavi a fare grafica 3D il processore andava a scatti, scattava, non ce la faceva. Questo è uno dei motivi per cui si è perso un po' il treno. Poi il CD32 aveva i CD-ROM. I CD-ROM allora non era facile copiare un CD-ROM, costava un milione un masterizzatore. Quindi la gente che era abituata a scambiarsi dischetti si è vista arrivare un CD32 che doveva comprare solo il software originale e non poteva giocare ai giochi 3D. Quindi un suicidio, praticamente, è stato un suicidio. Inizio avevano investito tanti soldi. La cosa buffa è che quello del CD, che in quel momento era un problema, divenne un problema, cioè la mancanza di pirateria era un problema per il CD32, fu la fortuna poi della PlayStation 1, in realtà. Differenza di due anni dopo, in due anni dopo, bastava poco. Tutti avevano il masterizzatore e tutti si copiavano i CD, e quindi la PlayStation aveva avuto il momento d'oro. Basta pochissimo nel mondo informatico per essere sulla cresta dell'onda oppure appena sotto della cresta. Quindi... Riccardo, il CD32 che non era il CDTV, che mi citano come un altro fondamentale chiodo nella bara di Commodore. Il CDTV, Riccardo, era un'altra cosa rispetto al CD32, un concorrente in casa ma con una destinazione un po' diversa. Un altro grande errore, sì. In realtà io quando vidi il CD32, il CDTV, a me piaceva moltissimo. In realtà non avevo capito che era un prodotto semplicemente sbagliato, perché era un prodotto che era nato più o meno in parallelo con il CDI di Philips, quindi che ebbe un successo abbastanza buono, in realtà più forse in Oriente, però era anche lì, era uscito da pochissimo il CD come supporto, quindi si parla soltanto effettivamente come una cartuccia, si parla solo di software originale. Seconda cosa, non c'era ancora nemmeno lo standard dei video CD. Quindi non parliamo neanche di DVD, ovviamente. Cioè, oggi parliamo di DVD, sono già vecchi. Video CD era, diciamo, l'antenato del DVD. Già il video CD ebbe un successo limitatissimo. Diciamo, molto limitato, anche quello, forse un po' di più in Oriente funzionò. Però non sfondo mai.
lì non c'erano ancora le specifiche del video CD, quindi cosa si faceva con questo CD TV che, ricordiamolo, era una specie di videoregistratore con dentro un Amiga 500, che raccontato così già si capisce che non è che sia proprio una bellissima idea, perché c'era già l'Amiga 500, quello era un Amiga 500 senza tastiera, forse col floppy, mi sembra che avesse il floppy, forse il floppy era opzionale. Sì, comunque, il floppy. Esterno. Quindi poteva far andare esterno, quindi poteva far andare con qualche difficoltà il software, i suoi software, quindi per l'Amiga 500, con qualche difficoltà più dei CD, costava parecchio, già il fatto di essere nero, no, perché era fatto come un componente di un hi-fi, vuol dire, faceva capire che lo volevano posizionare in un prezzo già un po' più elevato. È vero, veniva dato con l'enciclopedia Grolier, mi sembra, che da solo costava tanto, lì veniva regalato insieme con la macchina, però subito sembrava una grande idea, ma poi oggi non usiamo l'enciclopedia su CD, quindi probabilmente non era una così grande idea, e fallì, ma miseramente, cioè fece molto male a Commodore il fallimento di CD TV, perché nonostante fosse un riciclo di tecnologia già disponibile, si era lavorato parecchio per il lancio, si era investito tanto per una volta in pubblicità, ma non ebbe mai un successo, non ebbe assolutamente successo, cioè fu una sconfitta esagerata per Commodore. Non dimentichiamoci che la Commodore già aveva fatto un errore, che dopo il Commodore 64, grande successo col VIC-20, grande successo con Commodore 64, cosa fa? Tira fuori una serie completamente della serie 64, 264, Plus 4 e Commodore 16, che praticamente facevano concorrenza a se stessi, perché erano totalmente incompatibili col Commodore 64. Quindi anche lì, plop gigantesco per queste tre piattaforme che sono state fatte uscire e hanno avuto un riscontro veramente basso di acquisto. Però con Amiga si era ripresa fino a fare i flop del CD TV e del CD 32, che l'ha affossata totalmente proprio. Però qualcuno mi fa notare che l'Amiga era troppo inaffidabile per un uso professionale, andava spesso in guru meditation. Senza arrabbiarvi. No, guru meditation, riuscivi ancora a recuperare la macchina, cioè ti appariva una finestrella con scritto guru meditation, e stiamo parlando dei primi kickstart di Amiga, e poi comunque riuscivi a riprendere il controllo della macchina, perché il multitasking bene o male consentiva. Non dimentichiamoci che l'equivalente dell'epoca erano i compatibili IBM, e quando si inchiodavano dovevi spegnere il computer proprio. Lì non c'era neanche guru meditation, ti si frezzava proprio schermo blu e non potevi fare niente. C'è anche un aneddoto sul guru meditation, forse non tutti sanno perché si chiama guru meditation. C'era una periferica che era stata fatta, una specie di joystick, potrebbe essere l'antenato del Wii Fit, quindi una piattaforma che si metteva per terra e fungeva da joystick praticamente, che era stato sviluppato da la Amiga, appena diventata Amiga, che si chiamava ancora poco tempo prima si chiamava iToro. Quindi è marchiato Amiga, è una rarità eccezionale, perché un non computer, cioè un joystick fatto, non, sinceramente non so per cosa, forse per Atari o per PC addirittura, marchiato Amiga, su cui tu ti piazzavi sopra, e c'era un gioco che prevedeva, è una cosa mortale, perché dovevi metterti accovacciato sopra questa piattaforma e stare immobile il più possibile. Una cosa che oggi probabilmente andrebbero in galera, perché pensate, ragazzini, che la difficoltà, la possibilità di farsi male, danni alle giunture e quant'altro, e quindi quello faceva pensare un po' al guru che sta meditando, e quindi da lì nacque, sembra ovviamente,
il termine Guru Meditation, che rimase sull'Amiga fino, mi sembra, l'Amiga 1200 forse. No, no, è rimasto, se c'è ancora, cambiava un po' l'impostazione grafica, rimaneva una finestra rossa su sfondo nero. Comunque tu schiacciando il tasto destro recuperavi e ti rimaneva la macchina bloccata. Però era equivalente alla schermata blu della morte della Microsoft. Che... il rosso e blu sono sempre brutte, insomma, da vedere. Assolutamente, un discorso che quando uno programmava in C e non definiva bene le variabili, facilmente andava a sporcare aree di memoria che non doveva sporcare e inchiodava totalmente il sistema operativo, anche perché tutte queste cose qui le abbiamo imparate dopo con le versioni di Linux che sono uscite dopo e col sistema operativo Linux, che è molto più robusto e protetto di quello che era il sistema operativo Amiga. A Federico ci dice che sì, era fatta per Atari 2600, vedo, esatto, nei commenti. Esatto. Sì, che invece una domanda precedente, visto che siamo arrivati alla fine della Commodore, mi chiedevano notizie delle evoluzioni che non sono mai esistite, Amiga 1400, Amiga 5000, avete qualcosa da dire? Perché gli ultimi Amiga prodotti sono stati il 4000 nella linea professionale e 1200 nella linea, diciamo, home domestica. 5000, 1400 sono esistiti? A che livello sono andati? Se ne sapete qualcosa? A livello di prototipo sono usciti dei modelli e sono diventati dei miti, quindi l'unica cosa che si vociferava era della AAA, della triplo AGA per quanto riguarda la grafica, per la scheda grafica, che era lo studio, però è praticamente fallita perché le schede grafiche dei PC uscivano con una cadenza semestrale molto più potenti e molto più pressanti di quelle a cui stava lavorando. Quindi anche lì probabilmente se Amiga fosse sopravvissuta avrebbe dovuto pensare a utilizzare le schede grafiche dei PC e inserirle e cambiare lo standard interno. L'Amiga aveva uno standard interno che veniva chiamato Buzz Zorro, che era per l'Amiga 2000 Zorro 2 e Zorro 3 sull'Amiga 4000, che era uno standard innovativo, però era totalmente differente da quello standard PCI dei PC, quindi le schede per i PC non andavano sull'Amiga. L'ideale sarebbe stato fare qualcosa di retrocompatibilità, però era tutto talmente veloce che non ha permesso alla Commodore di sopravvivere. C'era un trucco che si erano inventati, che era un bridge, mi ricordo, su Amiga, sì, 3000, forse già Amiga 2000, forse. Il 2000 poteva montare una scheda che montava un processore 8086 o forse già 286, per una emulazione, diciamo che non è un'emulazione, per portarci dentro un intero, sì, il termine emulatore in questo caso è proprio fuorviante, si portava dentro un intero PC. Questo ricordo di averlo visto, di averlo usato brevemente da un amico ricco, perché costava più di un PC questa scheda essa stessa. Sì, sì, e poi sì, costavano un sacco di soldi le schede per i PC, e poi essendo prodotte in Taiwan costavano sempre di meno, e quindi la gente preferiva acquistare un PC che spendere 3 milioni e 8 per comprarsi un Amiga. Ma forse esisteva anche un'espansione per Amiga 1000, un box esterno che conteneva esso stesso un PC, però non ricordo bene. Sì, sì, no, ma anche per 500 hanno fatto l'AT-1s, hanno fatto una schedina che si chiamava AT-1s, che emulava un 286 sull'Amiga 500. Emulava? Poi, era un 286? Sì, c'era il chip, c'era un 80286 a bassa velocità. Ah, ecco, quella che ho citato si chiamava Sidecar, giusto, giusto. Un box esterno, sì, che conteneva un intero 8086 da aggiungere all'Amiga 1000. E con quello lì potevi montare anche una scheda di rete PCI e mettere una scheda di rete sull'Amiga. Quindi riuscivi anche a fare... perché poi dialogavano i due mondi in multitasking sempre. Sì, il fatto che appariva comunque il DOS dentro la finestra di Amiga, ma non il DOS bianco e nero, veniva quella grafica di Amiga, nel senso che dentro Amiga OS, che era blu come vediamo tra l'altro
del tip da Fulvio, apriva una finestra con dentro il prompt di DOS con C, due punti, però nel con il set di caratteri di Amiga. Era una cosa, non era emulazione, era un po' una fregatura, se vogliamo, però era affascinante come sistema, cioè iniettava un PC dentro l'Amiga. L'errore forse lì anche di, come al solito, di marketing di Commodore era aver messo nel sidecar un hard disk e non nell'Amiga, quindi sembrava quasi che la Commodore ritenesse il PC degno di una unità di memorizzazione di massa serio e l'Amiga no, che si accontentava del dischetto. Era un po' strano, no, questo sbilanciamento. Strano. Inoltre ricordiamo, perché ce lo fanno ricordare, che l'autoconfig era l'antenato di quello che poi è diventato il plug and play per l'architettura, sì, diciamo, IBM compatibile. Veramente, sì, lo standard Zorro, il bus Zorro, era autoconfig, quindi le schede che tu mettevi, io ero uno sviluppatore hardware della Commodore all'epoca, facevamo espansioni di memoria per l'Amiga 1200. Quando abbiamo fatto l'espansione di memoria, abbiamo contattato la Commodore e ha detto: bene, mandateci il vostro progetto e noi vi forniamo un numero di autoconfig e voi lo dovete mettere all'interno della vostra scheda. Questo numero permetterà di configurare automaticamente la vostra scheda quando la collegate, senza caricare driver. E questa era una cosa favolosa. E poi, oltretutto, la Commodore americana ci ha risposto quasi subito. In una settimana avevamo già il numero di autoconfig, che mi ricordo ancora adesso, che si vado a cercare 2206, mi sembra. Quindi la mia scheda la collegavi e vedevi 2206, era si chiamava, aspetta, un po' là, Omega 1200, espansione di memoria per Amiga 1200, e quindi era autoconfig e non dovevi caricare driver né niente. Invece nei PC, ogni volta che mettevi una scheda, dovevi andare a caricare nel config.sys i vari driver. Per non parlare di dover configurare la scheda muovendo dei ponticelli, muovendo dei jumper, che per selezionare l'IRQ giusto, io sul mio Amstrad, nella seconda metà degli anni 80, facevo questo. Non capivo esattamente cosa mi serviva, ma il concetto di conflitto a quel punto l'avevo capito, e di nuovo ricadevo nell'invidia per i possessori dell'Amiga. Sì, sì, allora... C'era un'integrazione favolosa, perché anche tu diventavi sviluppatore Commodore e avevi tutto quello che volevi, documentazione, informazioni, eri proprio, anche se eri di un lontano come noi, eravamo in Italia, non c'era internet, quindi ci comunicavamo solo tramite fax. Leggevo, infatti, riguardo alla documentazione, c'era un articolo che parlava della NASA, mi sembra, che aveva fatto della sperimentazione con degli Amiga, che furono poi utilizzati durante le missioni shuttle, ovviamente a terra, non a bordo dello shuttle, però per tracciare i dati di volo e così via. E avevano preso in considerazione prima di usare dei computer di Apple, solo che si erano scontrati col problema solito che... un'architettura molto chiusa, Apple non dava niente praticamente. Poi avevano provato con Commodore, avevano contattato Commodore dicendo: vorremmo usare la NASA degli Amiga, e li avevano anche comprati poi, e Commodore diceva che gli avevano mandato una quantità di documentazione che avevano una pila alta così praticamente di solo manualistica del funzionamento interno del computer nei minimi dettagli, e grazie a quello avevano potuto sfruttarlo al massimo, ovvero al minimo, cioè andando molto vicino al ferro, no, del computer, e quindi l'avevano utilizzato con grande piacere. Avevano diverse Amiga 4000, mi sembra, dicevano, che erano stati utilizzati, e ricordavano ancora adesso, quindi in tempi recenti, in intervista abbastanza recente, quanto fosse stato piacevole utilizzare Amiga all'interno degli uffici della NASA. Mi fai ricordare un aneddoto, se posso, sempre riguardo, che si rifà magari al suicidio della Commodore e anche come gestiva l'immagine. C'era stata la trasposizione cinematografica di Star Trek, no? 1987, film... Rotta verso la Terra. Rotta verso la Terra, il primo film di Star Trek, in cui Scott praticamente
torna indietro nel passato e arriva negli anni 80 e volevano far vedere Scott che interagiva con un computer degli anni 80. Allora gli studi hanno contattato la Commodore e hanno detto: vorremmo, voi siete il computer più innovativo che c'è, date un vostro computer, lo mettiamo nel film, così facciamo vedere che Scott parla con un'amica, no? Allora la Commodore risponde: il nostro modello di Amiga costa tot $1000, se volete mettetevi in coda e ve lo vendiamo. Cosa hanno fatto? Sono andati alla Apple, la Apple è stata ben felice di regalargli un Macintosh e così abbiamo il film con Scott che parla con un Macintosh, con la scenetta in cui lui tira sul mouse e tenta di parlare. Computer. E questo qui, diciamo, è stato veramente a livello di marketing, è stata una cosa veramente vergognosa perché allora apparire in un film che era stato, no, ha avuto milioni di telespettatori, quindi Sì. sarebbe stato un vantaggio favoloso per l'epoca. Invece, sempre dagli anni Ottanta, una mia curiosità che non ho mai avuto occasione di chiarire, ma c'è del vero nella voce che io sentivo che i primi virus per PC si sono diffusi su Amiga o sono nati su Amiga? Cioè Amiga era stato uno dei primi PC di massa per cui circolavano i virus, anche se i virus a quel tempo comunque avevano una circolazione limitata. Riccardo, tu hai qualche informazione sulla circolazione dei virus dell'epoca e dei virus su Amiga? Allora, guarda, su questo secondo me è più informato Fulvio, però ti posso dire una cosa. Io ricordo ancora di avere, adesso questo a differenza della ruota di Monkey Island non ce l'ho sotto mano purtroppo, però potrei reperirla da qualche parte. Ho ancora un dischetto su cui presi isolai, diciamo, per dire un termine contemporaneo, il virus per Amiga, l'Hammer Exterminator, che non faceva in realtà più di tanto, io mi ricordo che faceva soltanto un messaggio ogni tanto all'avvio del computer che diceva sei stato infettato, c'era anche un'animazione carina di scritte che scorrevano che sfruttava anche il virus un po' le potenzialità grafiche dell'Amiga, però non mi sembra, cioè, a parte replicarsi su tutti i dischetti, non faceva grossi danni. E mi ricordo che appunto l'avevo isolato su questo dischetto, avevo scritto, ai tempi ero un ragazzino, un bambino, ho scritto Danger, Hammer Exterminator, Virus, Warning, e ce l'ho ancora da qualche parte qua, un bel dischetto blu come tutti i dischetti dell'Amiga. Non so se sono stati i primi della storia. Ripeto, forse Fulvio ci può illuminare meglio Fulvio, tu hai scritto qualche virus all'epoca? Allora, ce n'era una quantità infinita, veramente. Allora, motivi sono principalmente, dunque, allora, gli Amiga, il più diffuso era l'Amiga 500, no? E la gente lo usava per giocare. C'era questa quantità di dischetti che arrivava, no? E l'infezione come si trasmetteva? Da dischetto a dischetto. Era più difficile come trasmissione rispetto ad oggi. I computer non erano in rete, non c'era internet, non c'era la posta. Quindi l'unico modo per infettarsi con un virus cos'era? Mettere un dischetto, guardare il gioco, tirare fuori il dischetto, mettere l'altro dischetto e automaticamente si infettava. Se tu avessi spento il computer prima di mettere il dischetto, l'altro dischetto non si infettava perché non aveva unità di massa, non avevano hard disk i computer dell'epoca. Quindi i virus ce n'era veramente una quantità infinita. Ma perché ce n'era una quantità infinita? Perché i giochi che arrivavano erano piratati. C'erano un gruppo che venivano chiamati cracker che si occupavano praticamente di prendere i giochi, sproteggerli, mettergli la loro presentazione, che erano anche delle presentazioni molto belle, molto ben fatte, molto curate. A volte era più bella la presentazione che il gioco. Quindi Ricordo, ricordo. il loro vanto era dire: hanno fatto questo gioco, noi l'abbiamo sprotetto e ve l'abbiamo reso disponibile senza protezione. Quindi queste persone erano gli stessi che avevano trovato il modo di scrivere anche i virus per propagare il loro nome, il loro marchio. Era proprio una guerra tra bande. Questa dei cracker, ognuno era una banda, erano delle varie bande come si vuole, quelli che adesso vanno a scrivere sui muri, i writer, allora cosa facevano? Scrivevano nei dischetti.
E quindi hanno generato una quantità di virus infinita tra Trojan e tutta. La diffusione era limitata perché al massimo infettavi, però ce n'è una collezione enorme di questi virus che, come dice Riccardo, facevano poco o niente. C'erano praticamente, facevano apparire il nome del cracker sopra il video, ti bloccavano il computer. C'erano quelli cattivi che ti rovinavano anche i dischetti e te li rendevano illeggibili. Però non avevano neanche tanto senso di esistere. A loro interessava farsi vedere e essere notati. Quindi questa cultura di scrivere i virus, diciamo che è nata anche in quel periodo bene, ha avuto un discreto sviluppo sotto Amiga, per poi passare al mondo PC, dove ha trovato terreno fertile per i bug che aveva il mondo Microsoft, che ben conosciamo. E oltretutto la presenza degli hard disk, la presenza poi di internet e della mail ha contribuito alla diffusione di quelle che sono i virus attuali o i malware. Oggi i virus sono tutta un'altra cosa, oggi sono i C'è un criptolocker che ti sito che mi chiedono sento di soldi, consigliare, no? Non ti mostrano delle animazioni buffe. no, c'è un sito che mi sento che di consigliare che si chiama Amiga Virus Encyclopedia, che vorrei in cui ci sono riportati in ordine alfabetico i migliaia di virus per Amiga e i suoi effetti che aveva, ma più che altro per ricordarsi dell'epoca. Ma non ho mai avuto, cioè al massimo rovinavi un dischetto. Cioè, nessuno veniva in mente di caricare. Io avevo un Amiga 4000, caricavo un antivirus e prima di leggerli li controllavo. Perché, però difficilmente i virus di allora ti infettavano l'hard disk, anche perché quasi nessuno aveva l'hard disk. Ok, siamo qui a parlare da più di un'ora ormai. Signore, io vi ringrazio, ringrazio Riccardo, ringrazio Fulvio, ma soprattutto ringrazio il pubblico che si è dimostrato attento e preparato anche nel coglierci nelle nostre inesattezze. Per stasera vi saluto, saluto tutti, saluto chi ci sta guardando in diretta, salutiamo anche chi ci guarderà in differita su qualche piattaforma di streaming dove andremo e vi do appuntamento. Al prossimo incontro Mupin Talk. Grazie a tutti e buona serata. Grazie, Prego. grazie, buona serata a Grazie. tutti.